benedirò il Signore in ogni tempo, io benedirò. Il Vangelo di Marco, sempre nel capitolo primo, ci presenta, ecco, l'attività, l'operosità di Gesù. Insegnava non come gli scribi, ma con autorità. E questo insegnamento era accompagnato anche dalla guarigione. C'era in quella sinagoga di Cafarnao un uomo posseduto da uno spirito impuro. Gesù a un certo momento libera quest'uomo da questo spirito impuro, che riconosce però in Gesù la sua identità. Io so chi tu sei, il figlio di Dio. E Gesù dice a lui: taci, esci da costui. E questo spirito, straziandolo, facendolo gridare fortemente, questo spirito esce da quell'uomo e l'uomo ritorna alla salute. Ecco, che cosa noi possiamo trarre da questo insegnamento? Gesù insegna: il regno di Dio è vicino a voi. E questo regno di Dio, che si identificava con la sua stessa persona, opera, e opera meraviglie, opera guarigione, opera liberazione. Gesù è venuto proprio per guarire, guarire l'uomo in primo luogo dal peccato, lui l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma Gesù è anche colui che attraverso la guarigione fisica ci vuole far comprendere come lui è venuto a recuperare l'uomo in tutta la sua dignità, in tutto il suo benessere. Sì, perché il Signore vuole che noi stiamo bene. Siamo figli suoi, un papà e una mamma non possono non volere che il proprio figlio stia bene. E Gesù è venuto proprio per recuperare l'uomo a questa salute del corpo e dello spirito. Non per nulla Gesù ha detto alla Chiesa, attraverso gli Apostoli: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, guarite i malati. Ecco, quello che faceva lui deve fare la Chiesa, dobbiamo fare tutti noi. Non è un optional per il cristiano aiutare l'uomo ammalato o non aiutarlo. Non bisogna avere chissà quali titoli per aiutare una persona che è nel bisogno. Ecco, ognuno di noi ha proprio questo mandato da parte del Signore di essere segno di guarigione nel mondo. Ognuno con il suo stile, ognuno con la sua capacità, ognuno con le sue potenzialità, ognuno con le sue, con i suoi modi, il suo stile. Sì. Nella prima lettura abbiamo ascoltato un brano del Deuteronomio. Dio dice a Mosè: io susciterò dopo di te un profeta. E dice anche quale deve essere il carattere di questo profeta. Il profeta deve dire la parola di Dio, così come Dio comanda al profeta. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. E se il profeta non dovesse dire quello che Dio comanda e dice in nome di Dio qualcosa che Dio non vuole dire, bene, dice che il Signore, questo profeta, dovrà morire. Io penso che sia importante recuperare il senso della profezia. Ognuno di noi nel battesimo, con l'unzione crismale, ha partecipato a quella dignità sacerdotale, regale e profetica di Gesù. Ognuno di noi quindi deve essere profeta nel mondo. Certo, Dio nella sua liberalità può anche scegliere qualcuno per essere un profeta nella Chiesa, nella storia. Ma c'è una profezia che ci appartiene. E allora, se io sono profeta in Gesù e con Gesù, devo fare cosa? Devo dire la parola che Dio mi comanda, senza aggiungere altro di proprio. Perché la mistificazione è la cosa più triste del mondo, quando noi facciamo dire a Dio cose che Dio non vuole dire.
E allora, se noi vogliamo essere profeti, dobbiamo metterci costantemente in ascolto di questa parola. E notate, io penso che questa è un'esperienza che l'avete potuto fare pure voi, no? Quante volte vi siete trovati in certe situazioni e lo Spirito Santo ha operato in voi e voi avete detto quella parolina che ha guarito quella situazione, che ha creato consolazione, che ha dato la risposta. Forse voi non ci avevate mai poi mai pensato, ma in quel momento voi siete stati strumenti di grazia, strumenti di guarigione, strumenti di consolazione. È quello Spirito che opera. Ed è bello allora recuperare questa nostra missione profetica nel mondo. Io penso che oggi il mondo ha soprattutto bisogno di profeti, ma non profeti che annunziano il futuro, profeti che vaneggiano, ma profeti autentici, e i santi sono i profeti autentici, coloro che hanno detto e hanno parlato e hanno manifestato sempre la presenza di Dio nella loro vita, e l'hanno manifestato così come loro, con semplicità, sono riusciti a manifestarlo. Perché tante persone oggi vanno da tanti santuari di santi? Perché? Perché vedono in quel santo un autentico profeta di Dio nel mondo. Ora io posso essere e devo essere profeta di Dio oggi, ma questo è possibile semplicemente se io mi metto costantemente in ascolto, se lo Spirito Santo che opera in me, che mi guida, mi illumina, ecco, io lo lascio operare dentro di me e io sono docile alla sua azione, allora sono capace, sì, di grandi cose. O meglio, Dio è capace di grandi cose in me e attraverso di me. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo rivolgendosi ai Corinzi, già la volta scorsa aveva annunciato, ecco, quelli che si sposano come se non fossero sposati, ancora oggi ripete lo stesso concetto. Ecco, noi una volta che abbiamo incontrato il Signore, dobbiamo dare questa priorità alla presenza del Signore e anche gli stessi affetti sono belli, sono buoni, sono santi, ma ricordiamoci che il Signore ha la priorità anche sugli stessi affetti umani. Non possiamo vivere senza affetti umani, però ricordiamoci che al di sopra degli stessi nostri affetti c'è il Signore e San Paolo proprio ci indica di vivere per il Signore. Signore, facci strumenti tuoi. Fa, o Signore, che noi mettiamo te sempre al primo posto nella nostra vita. Amen. 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 Amen.